Approvato il nuovo regolamento di polizia rurale a Terra Nuova, un regolamento che presto dovrebbe estendersi all'intera zona dell'Unione dei Comuni del Prato Magno. Si tratta di fatto di una serie di accorgimenti che dovranno prendere tutti i possessori di terreni agricoli e adiacenti a strade per evitare qualsiasi problema di tipo idraulico e strutturale. Testo che da un paio d'anni che volevo portare all'attenzione del Consiglio, ma poi a causa delle emergenze e delle vicissitudini ci sono, non siamo mai riusciti a definirlo e a discuterlo. Oggi ci siamo riusciti, anche grazie e soprattutto all'aiuto del Corpo di Polizia Municipale dei quattro comuni e ai tecnici dei quattro comuni, quindi di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Terra Nuova, a definire quelle sono le attività agroforestali e quindi va a definire la gestione dei terreni e dei fondi privati adiacenti alle strade sia comunali, vicinali ma anche poderali, va a definire quelli che sono i terreni adiacenti alla manutenzione dei terreni adiacenti ai fossi e quindi va a definire e regolare una serie di attività che sembrano banali ma che poi nei momenti e nelle stagioni di forti piogge e di maltempo creano i soliti e importanti danni al territorio. Ovviamente poi in caso di mancato rispetto esisteranno anche delle opportune sanzioni. Con questo regolamento definiamo certi comportamenti che i proprietari dei fondi devono mantenere all'interno dei propri terreni, quindi regimazione delle acque, distanza dalle strade, distanza dai cigli dei fossi, in maniera tale per cui in caso di piogge, di frane, non si vadano a ostruire strade, fossi o quant'altro. Poi tutti i regolamenti per far sì che siano rispettati, oltre ad essere compresi e condivisi dalla cittadinanza, devono poi prevedere anche delle sanzioni, perché chi a un certo punto, dopo non sarà il nostro obiettivo quello di andare a sanzionare, ma sarà quello di informare, ma alla fine se non verrà recepito ci saranno ovviamente delle sanzioni che il Corpo di Polizia Municipale avrà l'impegno di far rispettare e quindi di emettere. Saranno sanzioni non di cifra elevata, ma comunque che faranno capire bene che occorre avere cura per il nostro territorio per far sì che un bene collettivo, insomma, non venga sciupato e danneggiato.